Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Oggi arriviamo quasi alla fine dell'analisi dei nostri 9 compagni dell'anello. E con noi c'è Gimli, figlio di Glóin. Essendo io un aspirante elfo, è molto probabile che la mia opinione nei suoi confronti sia un po' negativa. Però, no, ok, ammetto che all'inizio, proprio all'inizio, quando ho visto il film, mi stava particolarmente indifferente. Principalmente dicevo, levati Gimli, vuoi un po' più di elfi, non rompere. E la prima volta che ho letto il libro mi ha dato la stessa impressione che mi aveva dato Legolas, ovvero di essere un personaggio di cornice. Diciamo che se già Legolas lo notavo di meno ed era il mio personaggio ed è il mio personaggio preferito, figuriamoci con Gimli. Praticamente non l'ho visto, è completamente svanito nel nulla, tipo ok, tizio parla, dice cose. Probabilmente era dato dal fatto che io in quel momento stavo analizzando il libro sotto un aspetto diverso, quindi mi stavo concentrando di più a vedere certi determinati dettagli e temi piuttosto che focalizzarmi solo sui personaggi o sulla storia in generale. Una volta riletto il libro l'ho apprezzato molto, ma molto di più. Era come se Legolas e Gimli fossero parte della stessa medaglia, e diciamo che crescendo sempre di più e maturando ho potuto comprendere meglio il cambiamento di Gimli e non percepirlo come un cambiamento scontato, perché anzi, leggendo lo Hobbit, leggendo comunque le appendici del Signore degli Anelli, ho percepito che la razza dei nani è molto ostica, molto testarda e anche molto diffidente. Io mi fido soltanto di quello che mi dicono i miei simili, io mi fido soltanto della mia popolazione, non mi fido troppo di quello che mi viene detto da qualcun altro, anche se è per esempio Gandalf stesso. Come si vede per esempio negli appendici di Signore degli Anelli, quando fanno riferimento all'incontro di Gandalf con Thorin, e soprattutto lo si vede nell'Hobbit, quando comunque ci sono i nani che diffidano un po' nei confronti di Bilbo. E dato che a parer mio sono una razza ostica, una razza molto testarda, e che comunque si fidano soltanto di ciò che gli viene detto da uno della propria popolazione, è molto difficile che un nano possa cambiare così tanto come è successo in Gimli. I nani, che sono molto indottrinati e molto rigidi, il cambiamento di Gimli può risultare molto più sconcertante rispetto a un elfo. E quindi devo dire che il suo cambiamento, la sua apertura mentale sia molto più rilevante piuttosto che in un elfo. E la cosa che ho apprezzato maggiormente di più in Gimli, la scena in cui chiede a Galadriel un capello. Potrebbe sembrare sciocco o comunque un'idiozia, però secondo me il fatto che Gimli abbia visto Galadriel e ne sia rimasto ammaliato dalla sua bellezza, dal suo fascino, dalla sua regalità, e dal fatto che lei comunque si è dimostrata cordiale, gentile, stupenda, candida e brillante, insomma una stella. A parere mio è stato proprio l'incontro con Galadriel che ha rotto il ghiaccio che racchiudeva la mentalità di Gimli, per far sì che potesse esserci questa apertura mentale. Come si suol dire, un sorriso può cambiarti la giornata, e probabilmente la dolcezza e la grazia, la gentilezza di Galadriel nei suoi confronti ha fatto sì che si sciogliesse il cuore di pietra di un nano, per poi vedere gli elfi sotto un altro aspetto, e quindi vedere Legolas sotto un altro aspetto, sotto un altro punto di vista. Perché ho notato che prima di arrivare a Lothlórien, Gimli era comunque sempre restio nei confronti di Legolas, si sentiva un po' quel punzecchiarsi a vicenda, o comunque essere distaccato e freddo. Solo successivamente, quando Legolas gli chiede cosa ti ha donato Galadriel e lui gli ha risposto 3 capelli della sua ciocca dorata, si è iniziato a percepire un addolcimento nel rapporto
conflitto tra Gimli e Legolas e probabilmente anche la commozione di Gimli del fatto di aver ricevuto un dono così speciale e allo stesso tempo così semplice ha potuto far cambiare anche il punto di vista di Legolas. Vedere commuoversi un nano per un dono così semplice ma comunque speciale e vederlo sciogliersi per la bellezza di Galadriel ha fatto sì che quindi potesse avvenire il cambiamento anche in Legolas. È come se fosse una specie di catena. Galadriel ha sciolto il cuore di pietra di Gimli e la reazione di Gimli ha permesso che Legolas potesse rivalutarlo e vederlo sotto un altro aspetto. E quindi è potuta avvenire questa straordinaria amicizia, resa possibile grazie a Galadriel e quindi risplende grazie alla luce di un sorriso di Dama Galadriel. E devo dire che quella scena, anche se è semplice, anche se può sembrare una battuta frivola, secondo me è una di quelle battute importanti perché ti fa pensare che anche se la tua popolazione disprezza un'altra razza, ti fa capire che comunque c'è sempre speranza che le cose possano cambiare e ti fa capire che comunque l'odio che prova la tua popolazione, la tua nazione, la tua razza, non è detto che debba per forza intaccare anche te, non è detto che tu debba provare le stesse cose che provano tutti quanti della tua razza e che comunque sono cose superflue, perché tutti possono cambiare mentalmente, possono magicamente svegliarsi con un sorriso di una magnifica elfa e quindi vedere le cose sotto una prospettiva migliore e, come è successo per Gimli e Legolas, apprezzarsi a vicenda anche se comunque sono di culture diverse, anche se comunque tra le loro razze vi era odio. E quindi secondo me, grazie a Gimli e a Legolas, è stato possibile l'unione, secondo me, di tutte le razze. Entrambi si provavano affetto per Aragorn, però nulla legava i nani agli elfi. Il fatto che Gimli e Legolas provassero affetto l'un per l'altro è stato possibile proprio l'unione di tutti le razze principali. Diciamo che è un bagliore di speranza e di positività. E anche questa cosa del fatto di decidere di lasciare la terra di mezzo, lasciarsi tutto alle spalle soltanto per seguire un amico e rivedere la sua adorata Dama Galadriel, si può sicuramente imparare qualcosa di davvero positivo. Noi possiamo amare tantissimo la nostra famiglia, il nostro luogo di origine, possiamo sentirci al sicuro nella nostra comfort zone, possiamo amare tanto la nostra comfort zone, ciò che conosciamo e ciò che siamo abituati a vedere tutti i giorni, le persone che siamo sempre abituati a vedere tutti i giorni, anche se appunto le amiamo così tanto, ma se nel nostro profondo sentiamo che dobbiamo avviare un cambiamento, anche se sentiamo che nel nostro profondo dobbiamo fare un passo che ci può portare lontano dalle persone che amiamo, da ciò che siamo abituati a vedere e che amiamo profondamente, dobbiamo comunque seguire questo nostro desiderio, questo nostro arduo desiderio, e dobbiamo quindi mettere un piede fuori dalla nostra zona di comfort, magari essere costretti a distaccarci dalle persone che amiamo, dalla nostra famiglia o dai nostri amici, pur di raggiungere il nostro più grande desiderio, anche se questo può rivelarsi molto difficile, perché secondo me per Gimli non è stata una scelta facile, anche perché a differenza di Frodo, che comunque è partito assieme a suo zio Bilbo e comunque poi è stato raggiunto da Sam, Gimli è proprio rimasto da solo, non vi è stata altra eccezione di nani che hanno raggiunto le terre immortali. Eppure, pur di seguire il suo desiderio di rivedere per l'ultima volta Galadriel, la bellezza di Galadriel, si è munito di tutto il coraggio che aveva in corpo, ha detto: io voglio rivederla per l'ultima volta e sono anche disposto a lasciare la mia famiglia, tutto ciò che amo, anche tutte le caverne
della terra di mezzo e tutto l'oro che potrebbero contenere pur di rivederla un'ultima volta. E devo dire che è molto toccante e romantico. Mi sono sempre immaginata nei nani una razza molto fredda, già soltanto per come vengono descritti dal professore nelle appendici, che a stento le donne si sposano perché o hanno quello di cui sono innamorate o piuttosto rimango sola a vita. Quindi mi fa molto strano ed è molto piacevole vedere che Gimli comunque è un gioiello tra i nani, perché si differenzia e perché è molto romantico. E questo è quanto ho potuto constatare dal personaggio di Gimli. E devo dire che mi è piaciuto trattare di lui, anche perché facendo caso che non avevo idea di che cosa dire nei suoi confronti. Mi è piaciuto tanto, spero comunque di essere stata chiara e non aver detto cosa vanvera, e che ti sia piaciuto questa mia argomentazione nei suoi confronti. Fammi sapere ovviamente tu cosa ne pensi del personaggio di Gimli, fammi sapere tu cosa aggiungeresti da quello che ho detto e il tuo punto di vista, perché adoro tantissimo vedere quello che scrivi tu, leggere quello che scrivi tu e avere un confronto diretto. Spero in un futuro di poter fare qualcosa di un po' più speciale, chi lo sa, magari vedremo. Quindi ti prego di lasciare un commento sotto per esporre la tua idea e dimmi quello che pensi anche del video. Inoltre ti invito ovviamente a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd, esoterismo. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!